Istituto Tecnico Economico Fusinieri. Come la maggior parte degli istituti superiori vicentini, oggi anche qui inizia ufficialmente il nuovo anno scolastico. Sono le 7:40, quindi tra 5 minuti entrano i ragazzi. Praticamente abbiamo scansionato, controllato il Green Pass dei docenti che hanno la prima ora. Il controllo del Green Pass per docenti e personale è stata la prima preoccupazione per i dirigenti scolastici. Fino alla mezzanotte di ieri era in vigore la procedura attraverso l'app ministeriale. Non era ancora stata ufficializzata l'operatività della modalità più snella di controllo delle liste del personale. Ma alla fine, sia pure in extremis... Il Ministero ce l'ha fatta, sì. Questo sì, penso sia un successo, anche perché per noi è una grossa semplificazione. Noi questa mattina, essendo il primo giorno, la dirigente in particolare ha preferito adottare il doppio controllo. Con il suono della prima campanella si completa la liturgia. Gli studenti, come negli altri istituti superiori, entrano a scuola. Lezioni finalmente in presenza. Un'attenzione in più per le classi prime. Gli ingressi sono ad orari diversificati. Si inizia con lo spirito estremamente fiducioso. Quest'anno, oltre a tutte le misure di sicurezza, abbiamo tutto il personale assolutamente vaccinato e comunque con il Green Pass, quindi siamo fiduciosi di cominciare meglio dell'anno scorso e di continuare meglio dell'anno scorso. Anche per le scuole comunali è stata la giornata ufficiale di avvio. Per la cronaca, oggi si registra anche il primo caso di chiusura in quarantena per 14 giorni di una sezione di un asilo nido. Una educatrice è risultata positiva al tampone molecolare. Il tutto nel rispetto della sicurezza previsto dalle procedure già codificate. La giornata di festa è proseguita poi con la visita del sindaco Francesco Rucco al comprensivo IC2. I ragazzi lo hanno accolto a suon di musica. Si parte finalmente, riaprono le scuole, riaprono la comunità scolastica, la scuola in presenza è quello che volevamo e siamo riusciti a organizzare un sistema di accoglienza e di trasporti idonei. E da questo punto di vista credo che la presenza dei bambini sia sempre una presenza positiva all'interno della scuola, con insegnanti che a Vicenza sono di alto livello professionale a livello di formazione. Quindi un ringraziamento a loro per quello che fanno tutti i giorni anche per i nostri figli.